festa di San Vincenzo è la festa più importante della nostra comunità ed è la rappresentazione tra l'eterna lotta del bene e del male. Alla fine, insomma, noi speriamo sempre nel bene, quindi chi vincerà sarà il bene in questa rappresentazione. È una festa di tradizione secolare del nostro paese e raccoglie tutta la comunità con un sentimento comune di positività. Ci sono tanti gesualdini che ritornano, tanti altri che sono purtroppo ancora fuori per motivi di lavoro, ma quando si tira l'angelo, come si dice nel nostro linguaggio, è come se si fermasse il mondo per noi gesualdini, perché diciamo così, sale un'emozione così forte che è intrattenibile. Ed è una rappresentazione straordinaria, una rappresentazione tra l'altro che riconduce anche ad una religiosità, quindi di quella lotta tra il bene e il male, alla vittoria sempre del bene. Sono tantissime le persone che vengono durante questo periodo e quest'anno ancora di più, anche per quanto riguarda la questione del turismo di ritorno. Poi questa tradizione rappresenta la memoria storica della nostra comunità, per cui va conservata e va preservata, perché è un valore enorme per noi gesualdini. Buongiorno da Gesualdo, siamo felici di salutarvi e di ospitarvi a chi riesce a raggiungerci ancora, anche perché da questa manifestazione del volo dell'angelo ultracentenaria si svolge intorno a mezzogiorno e mezza, le linee 12.30, 12.40, quindi per chi è vicino e può raggiungerci è in diretta, quindi riesce a seguirci, venga qui a Gesualdo, perché questa manifestazione del volo dell'angelo, questa opera teatrale della lotta tra il bene e il male è veramente unica. Noi vi aspettiamo con tanti effetti speciali, quest'anno sarà veramente ricco di effetti speciali e soprattutto con la nostra accoglienza che ci contraddistingue. Vi aspettiamo calorosi, viva San Vincenzo Ferreri, e auguriamoci che il volo dell'angelo sia bellissimo, ancora più bello degli altri anni. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Riccardo, ma sei di qua, di Gesualdo? Io sono di quella generazione di gesualdini e in realtà di tutte quelle persone cresciute qui a Gesualdo, poi si sono trasferite per questioni di lavoro perché hanno dovuto in qualche maniera spostarsi. Faccio parte anche di quelli che ha un po' gesualdino e me ne vanto, non c'è dubbio, cioè di quelli che non hanno mai rinnegato l'essere di Gesualdo, di un paese, e anche, se posso dire, quelli che lasciano un pezzo del cuore nel paese, perché oltre alle tradizioni come quella dell'angelo ci sono luoghi, posti, persone che ci ricordano pezzi del posto. Questa è una di quelle cose che secondo me ci aiutano a vivere meglio, assieme anche alle credenze religiose e quant'altro. Siamo interrotti adesso dall'arrivo dell'angelo. Andiamo? Posso partire tu? Thank you.
tira! Non ha padrenzo suo, Pannanzi, dai! Ma non sono io che spiego! Prendete due scaline, ve la mettete sulla sinistra e sulla sinistra! Thank you.
Siccità, ho messo in ginocchio l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Sicilia. Sono io la causa degli incidenti e delle morti bianche sui luoghi di lavoro. Sono io che qualche mese fa ho addobbato questa meravigliosa piazza di bianco e di azzurro per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. E sono sempre io che dopo qualche giorno li ho fatti anche smontare per un evento del tutto eccezionale. Sono io che amministro questo paese e sono sempre io a fare opposizione, che rallento i lavori
sui cantieri delle vostre scuole. Io li rallento, ma voi le fermate proprio. Sono io l'origine di ogni male e presso di me accorrono tutti i perversi di quest'arida terra, grugnendo e blaterando di insano piacere. I ricchi sono con me, i poveri quelli ci verranno, costretti dalla disperazione e con il volto impregnato di lacrime. Con me c'è la Meloni e la sua schiera di ministri che continuano ad affondare e affossare questa nazione. Tranquilli però, il conto al ristorante lo pagano sempre. E poi con me ci siete voi, il popolo gesualdino, il mio orgoglio ed il mio vanto. E ribadisco, come l'anno scorso, un paese perennemente diviso dalla politica. Con me c'è la Gesualdo del presente, che non rinuncia agli stipendi. E con me c'è il Gesualdo del futuro, che continua a pubblicare, commentare e criticare. Con me ci sono gli assassini, i traditori, gli infedeli e gli usurai. Dimmi dunque, chi è l'inclito e l'incibile? La mia condanna non fu forse un trionfo? Il trionfo di Satana sul tuo Dio. Io solo regnerò, perché il mondo è ai miei piedi e mi serve, assecondando il mio orgoglio senza fine. Chi mi incatenerà le braccia per impedirmi di sterminare prima te e poi tutti gli altri? Bravo. Vai pure,
Oh mio piccolo uccelletto, ritorna pure, ma senza speranza presso il tuo Dio, mentre io sprofonderò negli abissi infernali, nel regno dell'eterna pena. Ma non dimenticare mai che sarò sempre io il trionfatore su questa terra, e l'uomo, finché vivrà, non sarà mai capace di scacciarmi! Arrivederci, o popolo della terra! Arrivederci, o popolo di Gesualdo! Sarò in eterno il vostro re! Thank you.
Ciao Emanuele, siamo tutti quanti con te. È un meritato l'applauso, un applauso a Luigi per la sua performance, come sempre. Vogliamo elevare la preghiera a San Vincenzo, faremo la benedizione. O glorioso apostolo e taumaturgo San Vincenzo Ferreri, vero angelo dell'Apocalisse e nostro potente protettore, accogliete le nostre umili preghiere e fate discendere sopra di noi l'abbondanza dei divini favori. Per quell'amore di cui abbattò il vostro cuore, otteneteci dal Padre delle misericordie prima di tutto il perdono dei nostri numerosi peccati, poi la stabilità della fede e la perseveranza nelle opere buone, sicché divenendo ferventi cristiani siamo fatti sempre più degni del nostro patrocinio. Degnatevi di estendere questo patrocinio anche ai nostri interessi temporali, conservandoci la nostra salute corporale, risanandoci dalle malattie, benedicendo le nostre campagne dalla grandine e dalla tempesta, tenendo lontano da noi ogni infortunio, onde provviste a sufficienza degli aiuti terreni, con cuore più libero attendiamo la ricerca dei beni eterni. Così, favoriti da voi, vi saremo sempre più devoti e potremo giungere un giorno ad amare, lodare e benedire con voi Dio nella Patria Celeste, per tutti i secoli. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O glorioso San Vincenzo, prega per noi. Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. Sorelle e fratelli cari, attendiamo la benedizione del Signore per noi, per tutti i fratelli e le sorelle che sono nella prova, nella sofferenza. Il nostro pensiero va a tutti gli ammalati, li mettiamo sotto la protezione della Vergine Maria e di San Vincenzo Ferrero. Un pensiero a tutte le famiglie, a tutti i bambini, alla nostra comunità. Vogliamo davvero raggiungere anche tutti i gesualdini che dall'estero, ecco, si sono uniti con noi in preghiera quest'oggi. E vogliamo chiedere al Signore di benedire la nostra città perché ci sia pace e gioia, quella pace vera che regna nel cuore di tutti i cristiani. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Vincenzo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie, grazie a tutti per questa bella testimonianza. Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per realizzare questa prima parte. Carissimo, come ti senti? Come ti sente? Stanco. Stanco ma ancora emozionato. Com'è andato la preparazione? Quanto tempo hai impiegato? Circa un mese per costruire queste ali e poi un altro po' di tempo per il vestito e con Lucia questa mattina 6 ore per il tutto. 6 ore. Bene, allora, complimenti, sei stato bravissimo. Grazie mille. Non posso fare la femmina, non lo posso fare.
faccia portare. Andate. No, poi passate un po'. Passate un po'. Vieni, vieni, vieni. Un po'